A più di un anno dal primo lockdown, il commercio locale e i centri commerciali viaggiano ancora nella più totale incertezza. Tra cambi di colore continui, chiusure, aperture a singhiozzo, molti esercizi commerciali non hanno ancora potuto rialzare la cler. Ma quali sono le principali risposte che questo settore ha dovuto fornire e quali le misure di sicurezza che ha dovuto attuare per adattarsi il più velocemente possibile ai nuovi protocolli sanitari? Ne abbiamo parlato con il direttore del centro commerciale La Corte Lombarda, Fabrizio Acquaviva. Innanzitutto c'è un protocollo anticontagio che è stato applicato dalla Corte Lombarda, sicuramente in tutti i centri commerciali, ma la Corte Lombarda abbiamo un protocollo anticontagio. La formazione che è stata fatta ai ragazzi della vigilanza è stata abbastanza importante, nel senso che controllano ogni accesso. Al momento abbiamo un'app che controlliamo durante l'arco della giornata per capire la presenza media che abbiamo contemporanea al momento. Abbiamo impostato un alert, ragion per cui nel momento in cui arriviamo ad una soglia di attenzione, quest'app ci dà un alert e ci segnala che in quel momento potremmo essere oltre la capienza consentita. È chiaro che non stiamo facendo le affluenze di una volta, abbiamo una contrazione dei fatturati che può oscillare tra il 30 e il 40% a seconda dei periodi di cambi di stagione delle collezioni. Perdiamo il 20% d'affluenza nel globale, 20-22% a seconda poi di chiaramente dei periodi. Abbiamo avuto periodi di affluenza con meno 70%. C'è ancora cassa integrazione. Continuare così sicuramente avremo delle gravissime ripercussioni a livello economico. Una presenza importante, quella del centro commerciale, che anche in questo periodo difficile non ha fatto mancare il suo sostegno alle associazioni del territorio attraverso iniziative di carattere sociale. L'abbiamo sostenuto sempre e l'abbiamo continuato a sostenere anche durante l'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto diverse iniziative, una su tutte è l'iniziativa del tampone sospeso. Abbiamo elargito dei tamponi per le famiglie indigenti del territorio o per gli over 65 che non potevano in quel momento acquistare tamponi. Sono proprio i centri commerciali come la Corte Lombarda a essere tra le realtà più penalizzate, a fronte anche dei grandi investimenti fatti nelle aree intrattenimento che però dal primo lockdown non hanno più potuto riaprire. Se ne ha parlato Michele Bragantini, vicepresidente del Consorzio Corte Lombarda, membro del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e manager con anni di esperienza nell'industria dell'entertainment. La serranda abbassata che abbiamo alle spalle è ovviamente sintomatica di un problema che c'è in tutta Italia. La via che hanno preso i centri commerciali è stata quella di abbinare allo shopping tutta un'altra serie di servizi, principalmente il tempo libero. Qui abbiamo il Play City, di fronte a noi c'è un cinema, una multisala, abbiamo all'interno servizi aggiuntivi, il centro diagnostico piuttosto che, come dicevamo, come la ristorazione, queste sono le attività che più hanno sofferto. Credo che quando riapriremo le persone avranno voglia di venire da noi, sapendo che vengono in un posto sicuro, controllato e gestito in un certo modo. Nonostante tutto, il messaggio della Corte è quello del rilancio e della positività, in attesa di un periodo estivo che certamente sarà il banco di prova per un ritorno alla normalità.